A inizio di quest'anno ho fatto una scommessa veramente molto rischiosa. Provare a cimentarmi in un campionato di kart 125, due tempi, racing, senza avere nessuna esperienza. Diciamo che per ora questa scommessa sta pagando, saranno i suoi risultati, ma a me non basta, ovviamente non basta mai. E se devo continuare in questa scommessa, lo voglio fare senza lasciare nulla al caso. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Come potete vedere dalle mie spalle, oggi siamo in pista, ma non per una giornata di gara, bensì per una giornata molto più importante. In vista del campionato KZR siamo scesi qui a Pomposa per provare pre-gara. Ok, sono stato molto frettoloso con questa intro perché dovevo entrare. Però adesso che abbiamo un attimo facciamo chiarezza. Circuito di Pomposa, pista romagnola che abbiamo già conosciuto lo scorso anno con diverse gare endurance e sprint, con i soliti quattro tempi, che però oggi ci vedrà protagonisti con due kart veramente, veramente incredibili. Due telai, Parolin ufficiali, con motore Yam, portati qui dal JKT. Due? Sì, perché oggi sarò qui con Davide, pilota veramente, veramente veloce, che cercherò di sfruttare e di copiare il più possibile per imparare da lui il maggior numero di informazioni nel minor tempo possibile. Adesso però, come detto prima, dobbiamo prepararci e entrare finalmente per provare due kart preparati per la Coppa Italia. Piccola interruzione, intanto che entriamo in pista, ci prepariamo e tutto, vi consiglio di dare un occhio al tasto iscriviti. Ultimamente YouTube ha fatto un po' di casino e ha tolto un po' di iscrizioni al canale, quindi nel dubbio, controllate e se non siete iscritti, iscrivetevi. Per voi non costa niente, a me aiuta veramente veramente tanto a continuare a portare video fighi come questo e a crescere nel 2023. Detto questo, possiamo tornare a spingere e a girare in pista. Allora, primi turni finiti, primi due. Ok, facciamo un piccolo punto della situazione. Lui è Davide, è un pilota di 12 anni che corre nella Coppa Italia di zona con uno Yame X30 Junior. Oggi, come detto prima, siamo qui con il JKT, che per lui è il team che lo segue in questa competizione. Per capire più o meno le differenze tra i nostri kart, lui ha un motore Junior da 18 cavalli, io un Senior da 30. Quindi c'è una differenza di circa un secondo sul giro solo di motore. Un'altra differenza sostanziale sono le gomme. Lui ha delle Vega Verdi molto più morbide, io ho delle gomme più dure per appunto replicare il feeling che ci sarà domani e domenica con il KZR, quindi anche lì abbiamo un secondo di differenza. Tenendo conto di questi fattori, più o meno i kart dovrebbero essere bilanciati. Il telaio è lo stesso, Parolin, quindi le prestazioni ipotetiche che dovremmo avere io e lui sono più o meno le stesse. Ovviamente tra me e lui ballano una quindicina di chili, perché lui correndo nella Junior deve zavorrare se stesso e il kart ha un peso molto minore rispetto al mio. Togliendo però il fattore dei pesi, secondo me non saremo molto sbilanciati. Quindi vediamo come va. Io ho ovviamente meno esperienza di lui, però secondo me potremmo giocarcela per tutta la giornata. Una e mezzo, dai. Per me. Sì, è un po' più sfiga, ovviamente. A me è andata meglio. Sono molto stanco. No, a parte le cagate, è bene, nel senso che sono riuscito a spingere sin da subito. Ho provato a mettere delle gomme un po' più dure in modo da riuscire a simulare le gomme che avrò questo weekend in gara. I primi giri giravo veramente piano, facevo fatica a scaldarle e già dal secondo turno sono riuscito comunque a entrare in temperatura molto prima, a spingere di più e a abbassare moltissimo i tempi, perché nel primo turno e mezzo ho fatto un 1-1-7, che comunque non è male per essere la prima volta su questo kart in questa pista, però poi ho fatto il 59-9, che comunque è un buon tempo. L'ha fatto anche lui, con più esperienza, meno cavalli, meno chili,
bilanciato, dai. Esatto. Tu fai il Triveneto, quindi questo trail lo conosci già molto bene nella X30 Junior. Esatto. Io invece è per me la prima esperienza e è completamente diverso dai telai che avevo provato finora. E dal punto di vista della guidabilità è, diciamo, simile a quello del KZR, solo che ha uno sterzo molto più... Solo che ha uno sterzo molto più leggero e molto più docile nella guidabilità e si fa meno fatica. Meno nel senso più o meno, perché comunque dopo due o tre turni... Dopo due o tre turni sono comunque un po' stanco. In ogni caso sono veramente contento perché in questo momento sta girando davanti a noi un noleggio e mi fa pensare che l'anno scorso ero qui a girare con quelli, mentre ora sono con una squadra comunque con dei meccanici, con un kart racing che spinge tanto e non sto andando troppo male. Questo vuol dire che la scommessa che ho fatto quest'anno sta ripagando nel modo che pensavo, perché alla fine non sono poi così tremendo. E a te invece com'è andata? A me il secondo turno un po' di sfiga, perché a fine turno, per fortuna, sono andato su un cordolo un po' troppo aggressivo e la catena è caduta giù. E allora ho finito un po' prima il turno, ma comunque è andato molto meglio, ho abbassato di un secondo e sono molto felice di star qua con Tommy e ci vediamo alla prossima. Ok, doti da youtuber decisamente approvate la parte di Davide. Ma detto questo, ci siamo commentiamo insieme un giro lanciato su questo kart. Devo dire, la guida veramente, veramente incredibile. Si parte con il rettilineo principale con la prima curva a destra da fare in pieno, anche se qui onestamente con le gomme dure che montavo oggi non si riusciva. Poi si arriva alla prima staccata in cui si ritarda l'ingresso per uscire bene su curva 3. Si allaga poi sul secondo tornante e si ritarda di nuovo l'ingresso per toccare l'uscita di curva. Qui uscire veramente molto veloce su questa curva, veloce da fare rigorosamente in pieno. Questa volta sì, ce la facciamo. Poi arriviamo a un'altra staccata molto importante. Si sposta il peso all'indietro per frenare più forte. Si ritarda un po' la corda, che qui l'ho presa male, ci arriva qui al calzino in cui si tiene la traiettoria più esterna, si stringe sull'interno, si allarga bene qui, ok, adesso ripetiamo la curva, qui cerchiamo di rimanere nella prima parte di pista, non allargare troppo perché qui si uscirà di nuovo in pieno sul contro rettilineo. Si arriva poi in un punto molto difficile della pista con una staccata, io staccavo qui sul cordolo a destra, fa un doppio punto di corda, qui all'interno si cerca di allargare troppo, far correre le carte, poi si chiude sul secondo punto di corda, poi arriviamo qui in un'altra staccata difficile, anche qui punto di corda e dopo la metà della curva. Questa parte è molto difficile, molto guidata, si fa scivolare leggermente il kart, si fa girare un po' col gas, un po' col freno, per poi arrivare tutti pieni all'ultimo tornantino in cui qui frenavamo onestamente. Si cerca di allargare il più possibile, poi tagliare dritto sui due cordoli che ci portano di nuovo sul rettilineo principale e il giro è finito. Veramente un giro mozzafiato, la pista la conosciamo, è molto veloce, molto bella e questo kart devo dire che ci ha regalato delle emozioni veramente incredibili. La guida di un mezzo così pronto, così reattivo, così tenuto bene e preparato nel modo giusto è veramente un qualcosa di emozionante. Tra un turno e l'altro siamo andati a fare un giro nel paddock delle auto, che si trova dalla parte opposta rispetto alla pista dei kart. E tra molte auto veramente fighe che ci hanno fatto vedere, un pilota è stato veramente veramente gentile e non solo ci ha fatto vedere la sua auto, ma ci ha fatto salire sulla sua macchina prototipo per le cronoscalate. Devo dire che la sensazione all'interno era veramente assurda. L'entrata alla Formula 1, il sedile stretto ma allo stesso tempo avvolgente, la posizione di guida, il volante staccabile, era tutto molto... incredibile, era veramente veramente un sogno, lo ringrazio tantissimo e chissà, un giorno forse mi potrò sedere anch'io dietro un volante del genere e perché no, provare un'auto così in qualche gara. Detto questo, ora torniamo dai nostri mezzi perché tocca fare gli ultimi due turni della giornata. Ok, siamo agli ultimi turni della giornata, vediamo di fare il best lap.
ultimo turno finito, adesso sono veramente cotto, sono contento del risultato perché è andato bene anche questo, però gli ultimi giri ero veramente scoppiato, sono dovuto uscire. Non ho registrato perché era morta anche la videocamera, un po' come me, però ho fatto un buon tempo, 58,6, best di giornata in assoluto, e quindi bene, questa giornata è andata molto bene. Adesso mi riposo un attimo e poi ci rivediamo per le conclusioni finali. Allora, finito, per oggi basta. Per oggi basta, mi sono riposato un attimo e adesso va meglio. L'ultimo turno era veramente scoppiato e non sono riuscito a spingere fino alla fine. Lui purtroppo ha montato gomme nuove, mi è scappato, non riuscivo a tenere il ritmo e quindi mi sono staccato troppo e vabbè, non importa. È andata bene, almeno per me è andata bene. Sono riuscito a migliorare con costanza turno dopo turno e sono riuscito a scendere fino al 58,6, appunto, che è comunque un ottimo tempo per essere la prima volta. Non penso che replicheremo questi tempi domani perché comunque sono molto bassi e questi car sono molto preparati, nel senso che il nostro telaio per il campionato non ha questa manovrabilità e soprattutto non flette in questo modo, però sarà da provare. I pesi comunque erano più o meno giusti, quindi almeno quel fattore l'abbiamo tolto e il motore siamo lì, quindi rimarrà un'incognita fino a domani, però sono soddisfatto perché ho fatto esperienza, ho fatto strada che mi serviva e quindi mi ha fatto solo che bene, ecco. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Hai avuto un po' di sfiga stamattina, infatti un paio di rotture durante i primi turni, però verso la fine è andata bene, è riuscito a battermi purtroppo lo dico perché dovevamo capire chi era più veloce. Sei tu. Basta, per adesso battuto di quanti decimi? 3 decimi, 4 decimi. Secondo me 5. Avendo anche uno junior. Come ti si sente? Amareggiato. Ma io avevo le Vega verdi che erano un po' più prestanti, lui invece ha simulato molto bene il kart che ci sarà domani con gomme veramente molto dure e io sono soddisfatto, sono molto soddisfatto per lui e anche per me ovviamente. Bene, e con questo possiamo concludere il video di oggi portandoci a casa tanta esperienza da questa giornata e soprattutto essendo molto molto carichi in vista delle prove di domani. Piccolo saluto finale. Per quelli che sono arrivati fino a qui ho una notizia da darvi. Come potete vedere dalla maglietta che indosso in questo momento, anche quest'anno ho confermato la mia presenza alla 24 ore di Lignano, un evento veramente incredibile, veramente grande a livello europeo nel rental karting. Si terrà il 27 e 28 maggio nella pista di Lignano e correrò ovviamente con la mia squadra di carroni. La competizione avrà inizio nella mattina di sabato e si concluderà nella prima parte della domenica. Potrete venire tutti quanti in pista a seguirci, a vedere come va e vi dico già che per quest'anno ho delle idee veramente incredibili che se riuscissero ad andare in porto porterebbero dei video assurdi e nuovissimi sul canale. Detto questo, io vi ringrazio ancora una volta di essere arrivati fino in fondo, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'aveste fatto, di controllare l'iscrizione se ve l'avesse tolta YouTube e noi ci vediamo al prossimo episodio, finalmente, con il weekend di gara del KZR.